un saluto e un ben trovato ad Andrea Franceschini, OGtrading.it. Andrea, ben trovato, buon pomeriggio e grazie per la disponibilità. Ciao, buonasera, buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, ovviamente se hai voglia di aggiungere qualche cosa a, diciamo, l'ampia intro che ho fatto sulla questione cripto, libero di farlo. Qui ovviamente la nostra è e rimane sempre una chiacchierata, altrimenti possiamo andare sul titolo che abbiamo anche preparato, diciamo, per cominciare il nostro live, il nostro approfondimento sul Bitcoin, che è ancora in fase, diciamo, di prudenza, anche se prudenza e Bitcoin raramente vanno a braccetto insieme. Abbiamo messo che è ancora in coma sotto i 45.000 dollari, 43.000 potremmo anche osare, ma insomma siamo rimasti larghi. Andrea, a te la parola. Ok, sì, volevo aggiungere una cosa riguardo al mining, quello che è successo in Kosovo. Come no? Perché comunque la narrativa green sta comunque prendendo piede, tutti comunque abbiamo a cuore il tema dell'inquinamento, il nostro pianeta e quant'altro. Sicuramente Bitcoin è l'ultima, una delle ultime cripto che ancora si mina attraverso il meccanismo di consenso proof of work, e quindi che richiede effettivamente questa grandissima quantità di energia. In realtà Bitcoin potrebbe essere anche un driver per l'adozione di fonti di energia rinnovabile. Io in realtà spererei che fosse così. Chiaramente è una cosa che avviene per gradi e non può avvenire tutta insieme, ma ricordiamoci sempre che tanto è dovuto all'incremento di questa energia elettrica richiesta, è dovuto anche alla stagnazione di innovazione tecnologica nei miners, okay? Quindi nelle macchine che mettono a disposizione quella potenza computazionale per minare Bitcoin. I famosi Avalon Miners, Andrea. Esatto, sì. Beh, il tuo è uno spunto interessante, anche perché è ovvio che si continuerà a parlare, forse, probabilmente, sempre di più di cripto, e quindi diciamo che offrire una sponda green nella produzione, nell'estrazione Bitcoin potrebbe essere la svolta, che poi è anche quella a cui si è in qualche modo aggrappato Elon Musk, il quale aveva detto no, basta con i Bitcoin perché noi facciamo auto elettriche e accettare pagamenti che richiedono un grande consumo di energia Non rientra, diciamo, non sarebbe coerente, ma anche aperto al ritorno del Bitcoin. Poi ultimamente se ne è uscito con il Dogecoin, se vuoi poi ne parliamo, però insomma ha anche detto, se dovesse diventare di nuovo green, diciamo, l'ambito del mining sulle cripto, perché no, torneremo ad accettare Bitcoin, che, come dicevamo, insomma, rimane ancora in coma, dicevo, con la prudenza non è che vada a braccetto. Ah, sì. Però effettivamente siamo ancora in attesa che accada qualcosa. Assolutamente sì, ma il tutto si dovrebbe risolvere a giorni, in realtà. Sì. Noi nelle scorse analisi, o comunque stiamo seguendo un'inefficienza di mercato che si trova attorno ai 45.300 dollari, però sicuramente il trend di medio termine non è assolutamente buono, e questo basta vederlo. Penso che riuscirebbe a vederlo anche chiunque non stia sui grafici tutto il giorno. È abbastanza palese che manca una domanda concreta che ci rispinga in alto. Vediamo una conformazione dei grafici, un mercato delle cripto che ha anche cambiato molto rispetto a quando, ad esempio, ho cominciato nel 2016-2015. Era tutta un'altra cosa, per il semplice motivo che quando c'era un dump generalmente poi si assisteva subito a una V-shape recovery, quindi un recupero repentino subito dei prezzi. Invece ora è tutto molto più pacato, molto più studiato, si vede anche che la tipologia di investitori è molto diversa, e soprattutto vediamo sicuramente che qui entrano in gioco anche non i retailers classici, ma investitori sicuramente più strutturati, che fanno investimenti in un'altra maniera, ecco. Chiedo intanto faccio una piccola comunicazione tecnica/barra di servizio. Non so, regia, se riusciamo anche a vedere l'eventuale condivisione dello schermo, insomma, di Andrea, che immagino, Andrea, insomma, tu abbia, insomma, le tue proiezioni davanti e
Ok, ha Sì, condiviso. assolutamente. Ok, allora adesso magari lo vediamo insieme. E volevo intanto farti anche questa domanda, siccome si parla del Bitcoin come si parla, c'è chi parla, non tutti, lo considera come un bene rifugio, come il bene rifugio del futuro, insomma, che possa avere un ruolo quantomeno importante in quella che potrebbe essere nel 2022 un'inversione generale del mercato da super long a discretamente short, adesso come puoi immaginare ho abbastanza semplificato il discorso, ti Sì. chiedo insomma come, che view hai da questo punto di vista, al di là di queste delle prime indicazioni appunto che ci hai fornito sull'andamento della cripto più famosa in questo momento. Allora, io ho un pensiero molto personale su Bitcoin. Io penso che Bitcoin possa fare benissimo a tutte quelle nazioni, ovviamente, che hanno una valuta interna iper-mega inflazionaria. Mi viene in mente, ad esempio, il Venezuela, se non l'Argentina. Abbiamo visto il Salvador che l'ha adottato come valuta a corso legale. C'è anche il Tonga, comunque tutti i paesi, ovviamente, del secondo barra terzo mondo, chiaramente, no? Io penso che lì possa effettivamente attecchire e fare Su, del sul bene. Tonga poi ci torniamo, Andrea, ti lascio finire, ma poi mi incuriosisce, però scusami se ti ho interrotto. No, figurati. Per quanto riguarda Bitcoin, io mi ci sono approcciato sempre la mia visione, ovviamente long term bullish, ma non perché sono un matto visionario, parliamoci chiaro. Io vedo che la strada è ancora lunghissima, ma io penso che quello che premierà Bitcoin è proprio il fatto di essere nel mondo di oggi, che di certezze poi non è che ne dia tantissime. In effetti Bitcoin no. è molto anacronistico in realtà nel suo core, nei suoi fondamenti, ovvero è molto chiaro fin dal principio. Lui dice: ogni 4 anni noi dimezziamo la quantità di Bitcoin emessi a mercato e più di 21 milioni di Bitcoin non ci potranno essere. La fine del mining di Bitcoin avverrà nel 2142. Queste sono le regole. Fate quello che credete. Quindi, in realtà, tra tutte le cose che ci circondano, sicuramente questa qui è una certezza fantastica, no? Perché laddove io ho un oro che domani potrei trovare nuovi giacimenti giganti, nessun giacimento, potrei andare esplorazione spaziale tra 100 anni su Marte, non si sa assolutamente. Quindi chiaro che stiamo parlando così, pur parlare, però è tanto Sì. per smuovere, tra virgolette, le coscienze e cercare di fare un pensiero più ampio spettro. Quindi io sul lungo periodo sono sicuramente bullish. Riconosco che ovviamente ha 2000 problemi Bitcoin attualmente, ultimo ma non ultimo quello che stavamo discutendo proprio prima, ovvero il fatto che richiede una quantità di energia mostruosa, oggettivamente. È chiaro che visto in confronto a quello che consumano tutte le banche mondiali, alla fine forse il confronto non so a chi volge a favore in tutta onestà. È chiaro che se uno prende un solo elemento e dice Bitcoin consuma tanto o poco, non c'è niente che consuma tanto o poco, bisogna sempre metterlo in relazione a qualcos'altro, no? Il tanto e poco, se no decade tutto il discorso. Quindi la mia visione resta comunque bullish su Bitcoin, ma è chiaro che attraverseremo altre fasi di bear market e quindi adesso, ad esempio, anche insomma, con i servizi che offriamo e tutto, io ci vado molto cauto sul mercato, non è che ci ho tirato la casa su Bitcoin, 100% del portafoglio su Bitcoin, perché mamma mia, è la valuta del futuro, riserva di valore. Bisogna sempre stare coi piedi per terra e ci vuole sempre equilibrio al solito. Quindi Quindi no all in nei confronti del Bitcoin, per usare un'espressione pokeristica, ma ovviamente insomma la cautela che peraltro ogni volta ricordiamo noi e ricordate anche voi insomma su Oggi Trading. Ma questo Tonga, perché lo dai anche le isole Tonga, che mi è rimasto impresso anche perché nel weekend c'è stata un'esplosione spettacolare di un vulcano, speriamo ovviamente senza conseguenze per diciamo, i residenti del territorio. Andrea. allora, leggevo notizie che volevano usare una parte della tesoreria nazionale, mi sembra un 1% se non vado errato, Sì. appunto per acquistare Bitcoin e Ok. tenerlo appunto come riserva di valore, perché a quel punto è chiaro che il significato che gli diamo è diventa quello. Poi ha ragione o ha torto, però ecco, la narrativa vuole che
tanti lo stiano assimilando a una riserva di valore. Sarà così, non sarà così, al solito noi stiamo sui mercati e vediamo. Sicuramente oggettivamente resta quello che ho detto prima, quindi i concetti chiave sono quelli. Poi è chiaro che tantissimi ovviamente urlano al Ponzi, è famoso, certo. No? Bitcoin per essere il Ponzi per antonomasia. Io Ponzi non... A me nessuno mi è mai venuto a chiedere di investire in Bitcoin. Io ho cominciato a minare nel 2013, ma non perché qualcuno me l'avesse chiesto che si diventava ricchi o cose del genere. Semplicemente perché Bitcoin non è semplicemente una riserva di valore, è un concetto, no? È un pensiero, un'idea. E non è un Ponzi perché se questo qui è un Ponzi, allora possiamo parlare di Ponzi anche per, non lo so, anche per Amazon, per Facebook, per qualsiasi titolo quotato, perché ovviamente chi è entrato tanti anni fa, no? Ci sta guadagnando tanto. E perché va su perché altri stanno comprando il titolo e quindi si apprezza. Se dobbiamo ridurlo a questo, il fatto di essere Ponzi o non Ponzi, ne esistono poche di cose che non siano Ponzi, no? Quindi, voglio dire, è chiaro che chi è entrato prima su Bitcoin è stato premiato per la visione a lungo termine che ci ha avuto, anche un pochino per la fortuna, chiaramente. Però ecco, non ci vedo un Ponzi dietro, soprattutto nessuno viene a chiedermi di investire in Bitcoin, nessuno dovrebbe farlo, tra l'altro. Esistono sicuramente tantissime truffe perpetuate utilizzando Bitcoin che sono dei Ponzi. Ad esempio, vabbè, non si possono dire, comunque ce ne sono tanti dove dicono io porto l'amico, l'amico porta altri amici, da classici schemi piramidali. Quelli esistono, ma non è Bitcoin il problema. Il problema sono le aziende che sfruttano questa metodologia qui di marketing. Quindi ecco, questo tanto per sfatare il discorso Ponzi. Chiaro, ti chiedo anche di una view su Ethereum, $3,241 in questo momento, meno 3,2%, Ethereum ormai ci ha abituato a una volatilità quasi doppia nei confronti di Bitcoin, e infatti Bitcoin adesso perde l'1,2% e Ethereum perde il 3,2%, quindi più del doppio, ma in generale assistiamo a molta più volatilità per quanto riguarda il fratello maggiore, il fratello minore, insomma, del Bitcoin. Andrea? Allora, Ethereum non ha sopra di sé quella spada di Damocle che è il discorso del green, no? Perché sì. Ethereum per adesso si sta continuando a minare come si fa per Bitcoin, ma tra poco effettivamente si passerà a un altro sistema di consenso e quindi non si potrà più minare, ok? Ethereum da un punto di vista strettamente grafico, qua giù di bullish, in tutta onestà non c'è niente. Ve lo dico apertamente, io Ethereum mi piace per carità come moneta, però di bullish nel breve termine qui non c'è molto. Abbiamo una resistenza a 3640, quello lì è il livello chiave per andare a recuperare poi la struttura superiore di mercato e poter nuovamente andare ad attaccare i 4200-4300. Sotto abbiamo un livello a 2500, grosso modo, 2580, quello lì è oltre ad essere un'estensione di Fibonacci, un livello storico, può essere anche un buon punto per cominciare a valutare, magari per chi fa dei PAC o chi fa dei DCA, così può essere sicuramente un livello da tenere sott'occhio. Ethereum, anche questa qui, è una rivoluzione enorme, no? Ethereum ha tutta la DeFi dietro, sì. Muove 160 miliardi di dollari bloccati sulla DeFi di Ethereum, quindi potete immaginare che non è proprio un bruscolino, no? E anche qui evoluzione mostruosa, anche qui stiamo cercando di investire su delle tecnologie che sono ancora fantascienza al lato pratico, cioè la DeFi di fatto crea tutto quello che è la finanza tradizionale senza il bisogno di un intermediario, sulla DeFi si possono prendere prestiti, si possono dare in prestito i nostri soldi senza effettivamente un intermediario, ci sono piattaforme completamente decentralizzate che fanno tutto in automatico eseguendo degli smart contract e quindi al solito lì non c'è più una testa tra virgolette che decide di tanto in tanto, ma c'è un algoritmo che decide. Questo algoritmo viene comandato attraverso tutti i sistemi democratici che si chiamano poi DAO inizialmente, o comunque la governance di una determinata applicazione,
E quindi niente, è un mondo sicuramente parallelo che si sta sviluppando bellissimo. Nel breve termine, comunque graficamente, Ethereum è bearish, ma a livello di asset è sicuramente l'asset principale dopo Bitcoin. È E in non li vedo. letargo, insomma, scusami, ti ho interrotto. Sì, no, va in letargo, sì. Ora è ancora presto per parlarne. Intanto che non si rompono i 39,6 su Bitcoin, in realtà c'è sempre quella speranza del, oddio, riprende tutto da un secondo a quell'altro. Però al solito, anche quando ci si approccia ai mercati, bisogna essere oggettivi il più possibile. La domanda è stata abbastanza debole, abbiamo ancora 2 giorni circa probabilmente di calo, dopo possiamo avere un rimbalzo dove mi aspetto che si vadano a toccare quei famosi 45.300 per Bitcoin. E poi dopo è tutto da vedere. Purtroppo la palla di cristallo ancora non ce l'ho, andare troppo in là nel futuro come previsioni lo trovo difficile. Chiaro che ci si basa sui fondamentali, però abbiamo visto che Bitcoin, al solito, ti basta una notizia storta Esatto. e rimane molto influenzato. Abbiamo parlato di Bitcoin, di Ethereum, insomma, in generale di quello che sta accadendo anche, diciamo, abbiamo fatto anche un po' di abbiamo anche dato qualche informazione in più di base per quanto riguarda le cripto e le sue dinamiche. Proprio questa settimana, anzi la scorsa settimana, anche il quotidiano, scusate, il settimanale, l'internazionale, ha dedicato spazio, più che a Bitcoin e Ethereum, ha dedicato spazio alla catena di blocchi su cui sostanzialmente ogni transazione viene riportata, e cioè quella blockchain che permette quella decentralizzazione che di fatto, è alla base, fa parte, insomma, delle basi del concepimento, insomma, di Bitcoin e di Ethereum, perché riporta, insomma, attraverso, il Financial Times, in un articolo del Financial Times, la finanza comincia a interessarsi in maniera sempre più forte al blockchain, usandola come metodo di pagamento. Ci sta pensando JP Morgan, ci stanno pensando, insomma, anche HSBC e Wells Fargo, per ad esempio le transazioni in valuta estera tra istituzioni finanziarie, esperimenti dovuti al fatto che, insomma, c'è sempre più, con l'aumento delle transazioni e l'impiego, diciamo, il rischio di errori umani, insomma, c'è sempre un rischio maggiore dietro queste operazioni. Ti chiedo, come magari ce lo usiamo come assist per poi approfondirlo la prossima volta con più Certo. attenzione, che cosa vuol dire, insomma, che cosa sta succedendo appunto alla finanza, e insomma una parte di risposta che potrebbe essere appunto perché la finanza si sta interessando proprio alla blockchain, a quella catena di blocco, a quel libro mastro digitale di dimensioni mastodontiche su cui ogni operazione cripto viene annotata e soprattutto conservata, insomma, è immune ai cambiamenti. Andrea. Perché la finanza si sta interessando alla blockchain? Perché comunque con l'uscita di tantissime blockchain, non esiste solo una, chiaramente c'è la blockchain di Bitcoin come c'è la blockchain di Ethereum, È un no? insieme di Blockchain poi, esatto, galassie molto ampie ed è un sistema che complesso, possono comunicare assolutamente. tra loro. Certo. Alla fine esistono moltissime blockchain che sono molto efficienti e sicuramente per banche o comunque istituzioni finanziarie possono davvero, davvero migliorare e rendere più gestibile tutto il lavoro che fanno già adesso, comunque, in ottica proprio di evoluzione. Se, uguale come stavo dicendo prima, se io sulla DeFi riesco a prendere attraverso un algoritmo, esistono smart contract che gestisce i tassi di interesse a cui vengono dati i prestiti, eccetera, tutto automatizzato con 0 persone che ci lavorano dietro, a parte quei 2 o 3 programmatori magari. Figurati per una banca gigante che cosa potrebbe voler dire questo. Lì è sicuramente una cosa allettante. È chiaro che se ne parla nel corso di svariato tempo, c'è cioè tutta la parte normativa che deve essere ancora affrontata, siamo ancora agli albori. Per quello che anche chi si avvicina ora, io continuo a chiamarlo pioniere delle cripto, perché comunque siamo sempre in un mondo che è iniziale. Poi adesso stanno uscendo gli NFTs, rendite passive di qui e di là, e si sta tutto spostando verso una nuova galassia che fino a 4 anni fa, anzi in realtà fino a 2 anni fa,
non esisteva minimamente, tutto nuovo. Tutto nuovo e ovviamente sarà nostro dovere, insomma, accompagnarvi anche nella spiegazione e nel lungo percorso che tutto questo concerne, anche con gli amici di OggiTrading.it e con l'aiuto di Andrea Franceschini, che ringrazio per essere stato qui con noi e per Grazie a averci voi. offerto, insomma, questo approfondimento. Alla prossima e ovviamente Alla prossima. buon lavoro. Ciao anche a voi.